finito nei rapporti sentimentali affettivi, oppure qual è l'ultimo rapporto sentimentale affettivo in cui ti sei sentito un fallito? Sono due cose diverse, perché se io vado a chiedere qual è quell'evento causa, normalmente la persona potrebbe, non è detto che lo faccia, ma dovrebbe darti una data, diciamo prima della metà degli anni. Se invece vai a chiedere qual è l'ultimo evento in cui ti sei sentito fallito, diciamo così, da un punto di vista sentimentale affettivo, normalmente ti dice diciamo un'età che è posteriore alla metà degli anni, ok? Perché per la parte emotiva, però questa è una valutazione logica, quindi la valutazione logica potrebbe essere diversa, ma per la parte emotiva invece, che cosa succede? Per la parte emotiva, questo prima della metà degli anni è il passato, dopo la metà degli anni è il presente futuro, no? Quindi una persona ti dice quello, poi vai a verificare che la parte emotiva sia concorde con quello che dice la parte logica. E allora qua si possono utilizzare diversi sistemi per comunicare con la parte emotiva, ma si può usare il pendolo, il corpo come pendolo, per farsi dare delle risposte sì o no. Insomma, si chiede alla parte emotiva, questo evento che ti dice la parte logica, come dire, che è avvenuto a 20 anni, 30 anni, 10 anni, quello che è la causa del fatto che oggi la tua relazione sentimentale affettiva non funziona? No, ma questo è allora, questo, cara Silvia Sissi, elemento Sirius che insieme al connotato fisico, ma non importa che sia il naso grosso, no, ho capito, ma questo non è l'evento, io ti sto dicendo, perché ci sono tante persone che hanno il naso grosso eppure hanno una vita sentimentale affettiva che funziona bene. Allora, quindi, quello che uno deve chiedere, qual è l'evento? Perché, allora, se tu hai il naso, non è l'evento in sé, che il fatto che tu hai il naso grosso, e quando è che tu, ecco, è interessante, no? Silvia Sissi normalmente dice minchiate, ma questa volta ha detto una cosa interessante, perché ha detto, lei crede che lei fallisce i rapporti sentimentali effettivi perché ha il naso grosso, ma il fatto che ha il naso grosso non c'entra una mazza col fatto che fallisce i rapporti sentimentali effettivi, ma è chi è che ti ha fatto credere che avere il naso grosso ti fa fallire i rapporti sentimentali affettivi? Quindi vai a capire qual è quell'evento, sarà successo qualcosa nella tua vita in cui la percezione di avere il naso grosso ha portato come conseguenza a fallire i rapporti sentimentali affettivi, ok? Però questo è un ragionamento che ognuno si può fare a livello logico e razionale, quindi rimanendo nella sua privacy per i fatti suoi, ma poi tu lo vai a chiedere alla parte emotiva, cara parte emotiva, quell'evento, cara parte emotiva, esatto, cara parte emotiva, cara parte emotiva, qual è quell'evento che se non si fosse verificato tu oggi non avresti fallito nelle tue relazioni sentimentali affettive? Questo evento, causa, diciamo così, in quando è avvenuto? E vai alla riscoperta, diciamo così, poi magari approfondiremo, di quando è avvenuto questo cavolo di evento. Allora, supponiamo che la persona, faccio un esempio, supponiamo il caso di Silvia Sissi, facciamo un esempio, adesso faccio un esempio, supponiamo che a 15 anni, io adesso metto un valore, a 15 anni troviamo un imprinting per cui magari a Silvia Sissi, che ne so, un suo compagno di scuola gli ha detto guarda che brutta che sei con quel nasone, faccio un esempio, e sto ipotizzando, basandomi sul naso grosso, un suo compagno di scuola ha detto guarda che brutta che cesso che sei con quel nasone, e questa emozione, diciamo così, questa interazione, sono chiaro in quello che sto dicendo? Sono chiaro in quello che sto dicendo o no? È chiaro quello che sto dicendo? Ditemi se è chiaro o no. Vabbè, ma non sto, è un esempio adesso, è un esempio. Mettiamo che lei ricordi che a 15 anni qualcuno le ha detto guarda, sembri Massimo Boldi con quel nasone, e lei a 15 anni ha sviluppato, ma questo non lo chiediamo alla parte logica, lo chiediamo alla parte emotiva, ok? Lo chiediamo alla parte emotiva, dopo averla sensibilizzata. Ecco, se Silvia Sissi mi dice 15 anni,
Quindi intanto devo definire